Bella a tutti ragazzi, sono Gioco05 e benvenuti in questo nuovo episodio della serie Vanilla. Allora, oggi abbiamo una cosa molto importante da fare. Allora, innanzitutto, mi raccomando, lasciate 5 piace e una bella iscrizione per continuare questa serie. Allora, oggi dovremo fare il magazzino alla casa, cercare di finire la casa, ma quello è un obiettivo secondario in questo video. L'obiettivo primario è il magazzino e il mending, quindi dovremo andare al villaggio e prendere il mending. Allora, probabilmente noi lo prenderemo in questo modo qui. Non mi ricordo mai come si fa. L'avevo visto l'altra volta. Qual era? Non era qui. Era questo. Qua. Il leggio, ecco qua. Ah, ci serve la libreria. Noi abbiamo raccolto nello scorso episodio 10 pezzi di pelle. Se riesco a trovarli, cioè, nell'inventario ce l'avevo. Allora, per fare il libro ci serve 3 pezzi di carta, che non dovrebbe essere un problema, spero. Ok, no, quindi così e 3 pezzi qua, e facciamo 3 libri e già possiamo fare praticamente la libreria. Allora, ci servono i pezzi di legno, che non abbiamo. No, non abbiamo legno, cioè zero. Ah, togliamo questo albero qua in mezzo, che tanto dobbiamo toglierlo già. Così andiamo, facciamo subito il leggio e niente, starò lì finché che il villager non avrà mending. Facciamo questo, facciamo così. Non c'eri fino a mo. Non c'eri, perché sei comparso? Che sei inutile sei. Cioè, che scambi so? Ma come ti permetti? Cioè, che scambi? Pure, cioè, mi servono un attimo due velacci, va, via qua. Dai, sputami, dai, sputami. In 3 mi andrebbe troppo a 2, eh. Dove sta il secondo? Sempre 2. Ah, eccoli, guinzaglio 2, perfetto. Questi comunque sono buoni. Allora, devo fare anche, okay, ragazzi, devo fare forza al magazzino perché non sto capendo veramente più nulla. Ah, la nostra prima armatura in ferro la lasciamo qui. Faremo tipo una stanza, tipo un cimelio. Sto portando appresso mezzo stack di ferro. Allora, facciamoci la libreria. Cioè, la libreria, sì. La libreria più il leggio. Così. Poi e le slab ci servono, che non le abbiamo. Vabbè, le craftiamo easy. Allora, era così. E no, ok, perfetto, leggio. Allora, andiamo a trovare questo maledetto mending e poi iniziamo a fare il magazzino. Questo anche mo lo trovo probabilmente al primo tentativo mending, non penso proprio, però ci dovrebbe di un sacco fortuna, raga, ma troppa. Allora, dobbiamo trovare quello lì probabilmente senza lavoro, quindi questo qua. Anzi, non ho la campana, perché no, facciamo andare a casa tutti. Però ho un'idea. Facciamo così. È la nuova casa questa. No, no. No tu, no tu. Perché stai venendo tu? Devo prendere. Non ho la palla però, no. Mi conviene prendere questa, la campana, e così vanno tutti a casa. Seguo lui e lo rinchiudo. Mi sa che mi conviene, perché sennò. No, non verrà mai, dai. Prendo la campana e ci rivediamo direttamente qua, dai. Allora, eccoci qua. Allora, campana qui al centro. Andate tutti a casa. Allora, ce n'è uno andato per di qua. Ma? Io l'avevo visto entrare qua dentro. Va bene. Comunque, non sono andati a casa. A parte che non vedo quello lì senza lavoro. Lui l'ho visto andare là. A meno che non è caduto. Ma guarda. A parte, no, apriamo questo un attimo, questo grano qua. E adesso gli farò la scala. Però non ti incastrare un'altra volta. Cioè, come hai fatto ad andare lì? Mamma mia. Sta
Stanno arrivando i soccorsi. Calmo, calmo. Puoi andare adesso. I soccorsi sono arrivati. Adesso dovresti andare a casa. Ma non è una casa tu? Non sei un agricoltore, non devi guardi qui. No! Perché sei diventato un agricoltore adesso? Perché io in teoria io non so se dandogli, giustamente se non tolgo la porta loro aprono. Non so se anche un agricoltore dandogli questo diventa non so il mestiere qual è, come si chiami. Però è possibile che non ci sono altri villager? Sono pochissimi. Cioè devo andare al villaggio volontario. No, fermo lì, fermo lì. Facciamo una prova con te. No, ho sbagliato. Proviamo. Allora, questo te lo tolgo. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo. Perfetto. Mending. A fine dell'acqua però. Non male però. Niente, dobbiamo fare così fino a che non ci dà il mending. Quindi ci diamo direttamente messa quando troveremo mending, sì. Dai, cosa vuoi? Niente. Ce l'abbiamo! Ho dovuto un attimo realizzare, raga, perché ho detto ripristino. Poi ho detto, ragione italiano. Perfetto, raga, ce l'abbiamo. 38 smeraldi. Ma tu sei matto? Ma 38 smeraldi, ma chi ce l'ha? Cioè, faremo la farm di smeraldi e ok. Ci servirà la spada poi con l'Udin 3 per avere più smeraldi. Ma cioè, un botto costa. 38 smeraldi. A parte tu rimarrai qui adesso per sempre. Mo che mi hai dato mending. Poi... No! No! No, è successa una catastrofe. No, catastrofe. No, 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 no. Non c'ho manco blocchi per risalire. No, raga, è successa una cosa bruttissima. È riuscito a scappare. No, 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 no. Dove sei? Fermati! Vai a casa! No, 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 38 smeraldi poi. Vai a casa, vai a casa, vai a casa. Non c'è una casa tu. Vai a casa. No, dopo parlate. Cioè, anzi, no, lui non parlerà più perché tanto, tanto sarà sequestrato. Vai a casa! Oh, ma... Quindi... Cioè, l'hai litigato? Perfetto! Dai, andate a casa, su. Vai a casa, tu. Dai! Ma non la sentite la campana? Siete sordi? Niente, raga, lo devo fare. Non si vuole staccare. Sì. T'ho ucciso un amico, la moglie, non so chi sia. Vai di là, vai di là, vai di là. Dai. Te posso manco spingere più di tanto. Perfetto. Levati, levati, levati. Ok, tu da qui non potrai più tornare almeno. Di là, H. Può essere che. Allora, la campana serve per far tornare i villager nelle proprie case, no? Perché a me non funziona? Lo devo avvicinare e vediamo un po'. Devi andare a casa. Come te lo devo dire? Guarda che muovono i zombie. Che da una parte è meglio. Però non muovo di fare pozioni anche perché non l'arrambicco. Devi andare a casa. Niente, non vuole andare a casa questo, raga. Che gli posso dare? Un blocco. Guarda, già ci sono i zombie. No, 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 no. No, 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 no. Vedete, andare via. Questa non è po'. Non potete stare qui voi. Ma c'è pure dell'altezza che non riesci. Cioè, vai a casa. Vai a casa, ci sono i zombie. Scemo. Non è che c'è una spada che puoi combattere. Guarda, guarda, guarda. Da parte sarebbe meglio però che diventa zombie. Così lo facciamo tornare normale e ci abbassa i prezzi. Però se magari va a casa al sicuro, che non può morire. E non vuole venire, non vuole. Sto fa il passaggio sicuro.
Dai, ma perché sta qua questo? Ma si è buggato. Eh? 64. Ma tu sei matto o cosa? Cioè, perché ti ho colpito l'amico? Ma vai a cagare, vai. Su, anzi, no, ti ho colpito, ti ho ammazzato. Si è buggato, sta fermo. Adesso ti faccio tornare a casa e ti barrico lì dentro. Anche 64. No! Anche 64 smeraldi mi vanno bene, guarda. Vai! Cammina! Muoviti! Ragazzi, sta buggato. Ma è buggato sto villager! Non si muove! Riesci a salire scale per favore? Grazie! Dai, dai, saremo amici! Non c'ho blocchi! Bloccalo là. Oh, ce l'abbiamo. Ora, tu rimani lì. Chiudiamo tutto. Dove? Ok, sta lì sopra. Ah, l'abbiamo trovato. Il problema è che costa. Non sta che è troppo, raga. Allora, quella lì è la casa del villager. Col mending. Non so se mi conviene tipo togliere lo scambio, cioè togliere il lavoro e ritrovare mending un'altra volta ancora, così almeno può essere che lo troviamo che costa poco, anche perché ragazzi uno stack non si può fare, non si può fare. Ah, attiviamo il raid. Sì, già con gli sconti, che ne so, arriviamo a un 30 smeraldi, già va bene tra virgolette, è lo stesso troppo, quindi dovremo farlo trasformare in zombie. Però ci serve l'alambicco e non mi ricordo assolutamente come si tappa. Oh, eccolo là. È il nostro uomo, ce l'abbiamo. Ok. Attiamo la maledizione, perfetto. Andiamo al villaggio. Facciamo l'incursione. Lui è al sicuro. Vabbè, tranne col Behemoth, là come si chiama. Quello ovviamente non è sicuro perché tira giù la casa. E per il momento lasciamo la casa così com'è. Poi in futuro forse la modificheremo perché comunque è sacro. Il problema è che 64 smeraldi. Anche no. Vediamo un attimo se è cambiato qualcosa. Vediamo che sei un po' tranquillizzato. Che era nervoso. Ah. No, vieni qui. Vieni qui però. Vieni qui. Ma. Perché? Dov'è il libro col mending? Io ho fatto tutta sta cosa per. Perché? Ah, primo raid della serie poi, attenzione. Insomma, non dovete uccidere poi gli altri, Solo a me. Solo me. Ok. Vabbè, i primi round sono facili. E c'ho quel coso enorme dietro. E butto giù la pasta, dai. Ma lisciato. Quello non vuole morire. Faccio arrivare io a quello, cioè. Dai, dai, dai. No, 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 no. Dai, fai sto salto, dai. Fallo sto salto. Ah, sei caduto. Scemo. Ah, vieni, vieni. Ah, finalmente, oh. Tu, qua sotto. Ringrazia che non ho un arco, ringrazia. Non c'ho manco blocchi se è per questo. Ma non c'è niente, ma così alto è. Io non posso scendere e massacrarlo, non è che c'è poca vita. Oh. Ah, raga, io non ci arrivo. Lui sì. Io sono stato qui sotto, questa è una sagra. Ecco, lo sapevo. Abbiamo fatto i danni. Sono morto. Lo sapevo. Ma lo sapevo che dobbiamo rovinare per forza una cosa, Per forza, andiamo a dormire, va. Dopo sto fail. Qua dentro. Se magari si toglie io posso prendere. Guarda qua, c'è pure la lava a fianco. Ma te ne vai via da qua, la spada lì. Sì, vabbè, dai. Sì. Dai, va. Tieni giù. Non riesce a scendere giù. Ok, Ah.
Cioè non riesce a scendere. Oh, scendi giù. Scendi giù. Oh. Mamma mia, sei brutto. Scendi giù. Oh. Ma perché non scendi? Nella armatura questo ci sfonda. Ecco, appunto. Dai, raga, no, non si può fare, raga. No, no, cioè, abbiamo perso tutto, raga. Abbiamo tutto. Dove sei? Sei scappato già. E dov'è la spada in diamante? No, pure questa no, È scoppiata e andata sotto. Cioè, è scoppiata. Cioè, guardate dove è andata la spada in diamante. E non sono solo, dov'è? Dov'è c'ho l'arco, dai? Guarda dov'è, guarda dov'è. Perfetto, ultimo round. E mi arriva 24 diamanti nel cestino, in pratica. Mamma mia. Dai, spara. Perfetto. Ok. Non abbiamo cibo però, non l'ho portato. No, non cadere giù. Che sennò poi non ti trovo più. Oh, ma quanta vita ci avete? Perfetto. Oh, una farm. Ah, vediamo il loot. Forse fosse. Fosse in due. No, vabbè, raga. Ho pure rotto la torcia. E non dormo nemmeno. È inutile proprio. Abbiamo fatto un mega kill, abbiamo fatto. Ma enorme proprio. Che schifo. Allora, facciamoci una nuova armatura in ferro. Che devo fare? Allora, poi non possiamo farci più la spada né niente perché non abbiamo legno. Cerchiamo di prendere un po' tutto. Oh, mamma mia, mi ha lisciato, raga. Mi ha lisciato. Ok, la scheletta per soccorso. Allora, non so se ho preso. Allora, la spada sicuro. Non so se abbiamo preso il pezzo d'armatura. No, non l'abbiamo preso. E se c'era la spada c'era anche il pezzo d'armatura. Non abbiamo un pacco. Allora, cerchiamo di andare via da sta zona perché se no non riusciamo più a prendere il loot. Mi serve grano per fare i panini, carote, qualsiasi cosa. Scusate i villaggeri, ma mi serve. No, scusate, andate via per favore. Non mi ci mettete pure voi. Ok, è morto. Però siamo morti pure noi. Ma sì, c'è una festa lì sotto. No, raga. Che è esploso, un altro creeper ancora. Cioè, noi siamo morti e ne è esploso un altro ancora. Abbiamo riperso il loot. Io non vedo pillager. L'ho ammazzato quasi tutti. Cioè io adesso voglio fare una cosa, voglio fare una prova. Raga, non pia danno. La barra non scende. Raga, io veramente non so che cos'è. C'è una maledizione. Un qualcosa che non è possibile. Non esplode, non ti azzardare a esplodere. Non ti azzardare a esplodere. Non ti azzardare. Oh, ma non vuole morire però questo. Non ti azzardare a esplodere. Ce n'è un altro ancora sopra. Oh, ma quanti cazzotti ti devo dare? Ma che faccio? Zero danni quei cazzotti. Quei pugni a mani nude. Niente, deve forza esplodere. Deve forza esplodere, non. Oh, 84 cazzotti per ammazzare un creeper. Uno solo. Quanta vita c'hai però? Io non lo vedo, ciccio. Io non vedo la vita che c'hai. Cioè, ma come devo fare io a uccidere quel coso? Cioè, è impossibile. Meno male che avevo detto faceva poco danno. Meno male, vabbè, siamo senza armatura. Ma un'altra spada abbiamo perso, raga. Non si può fare. E io devo uccidere qualcosa lì sotto.
Vabbè che non mi dà problemi, perché alla fine non può risalire. Però lo devo eliminare. Un giorno di questi dovrò eliminarlo. Allora, sprechiamo i diamanti. Tanto lo spreco. Cioè, stiamo a 6. Noi ci facciamo spade piccone e abbiamo un diamante solo, raga. No, guardate, è una sensazione proprio strana. Allora, facciamoci il piccone e la spada. Ci è rimasto un solo diamante, il diamante sacro. Cioè, questo io lo voglio chiamare diamante, anzi, non posso neanche chiamarlo perché mi serve un livello, non possiamo. Questo è il diamante sacro. Abbiamo fatto jackpot. Siamo tornati come prima, ok. Ma adesso non abbiamo diamanti da parte. Quindi adesso gli utensili, se si stanno per rompere, non possiamo né ripararli e né sostituirli. Dobbiamo per forza fermarci. E non so perché c'ho sto crafting table. Niente pulcino. Questo possiamo qua, tanto è inutile. E cibo non ne abbiamo. Vabbè, raga, fatemi concludere questo episodio perché è stato veramente uno straccio. Non abbiamo concluso niente, abbiamo solo perso, perso, perso e riperso veramente tutto. Cibo, torce. Poi vabbè, la cosa che mi fa rodere un po' di più sono i diamanti. Per il resto era tutto molto recuperabile. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate 5 mi piace per un prossimo video. Mi raccomando anche una bella iscrizione. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Bella!